Questa presepe è organizzato da questo gruppo di giovani di danza che si sono costituiti in associazione Movero, cioè giovani che si muovono e non sanno stare fermi. E noi siamo contenti di avere nella nostra comunità questi giovani così attivi. Avevano chiesto di realizzare questo presepe proprio come presepe parrocchiale, perché in parrocchia non è che ci abbiamo spazi da consentire per fare un presepe artistico, anche se lo spazio che hanno occupato non è che sia uno spazio grandissimo, quindi dobbiamo fare attorno poi per entrare dentro e per ammirare questa opera d'arte. Il presepe è sempre un richiamo per noi cristiani alla grandezza di Dio, che si fa bambino, si fa uomo, condivide la nostra natura umana. E San Francesco, quando ha costituito il primo presepe a Greggio, la sua intenzione era stata proprio quella di invitare la gente a guardare attraverso i pastori, a guardare l'infinita bontà di Dio che si fa piccolo per condividere la natura umana. E allora benediciamo questo presepe con l'impegno di vivere questo tempo natalizio da veri figli di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre, amico degli uomini, noi ti ringraziamo perché ci hai donato come fratello e compagno nel nostro cammino il tuo Figlio unigenito. Egli è nato sulla terra per parlarci di te e mostrarci che tu hai per ogni uomo e per ogni donna viscere di misericordia. Benedici questo presepe e concedi a tutti coloro che qui contempleranno il mistero dell'incarnazione di riconoscere nel bimbo avvolto in fasce la tua grazia apparsa sulla terra. Te lo chiediamo per l'intercessione della Beata Vergine Madre, nel nome del Figlio Gesù, Principe della Pace. Amen. Bene, figuratevi, entrate a 7-8 persone alla volta, quando escono gli altri entrano gli altri, perché non più di 10 persone dentro possono stare, quindi aspettate qua fuori quando escono. Ma tu dove sei? Ah, che cos'è la cioccolata? Che cos'è? Geli! Non mi calla di roba.